Nel giorno in cui si festeggiano le donne di tutto il mondo, il nostro pensiero non può che andare a tutte quelle donne che purtroppo non ci sono più, che hanno perso la vita per mano di uomini che dicevano di amarle. Un'emergenza spesso sorda, quella legata alla violenza, soffocata dal pregiudizio, dalla paura, dai sensi di colpa alle quali altre donne tentano di dar voce. E questa è un po' la missione, tra le altre, di Anna Di Paolo Antonio, presidente dell'associazione Bontonna di Bellante, attrice e autrice del recital telematico Amori Amari, e che oggi è qui con noi in studio e alla quale do il buongiorno. Grazie per essere intervenuta questa mattina. Buongiorno cara, buongiorno a te. E con noi in studio c'è anche Laura Gaspari, referente dell'area violenza di genere della cooperativa On the Road di Tortoreto. Tra poco ci soffermeremo anche sui numeri, parleremo insomma di uno sportello di ascolto nato per andare incontro alle donne. Si parla sempre di violenza quando succede un femminicidio, cara Anna. La tua è anche una storia personale, una storia di un dramma familiare dal quale sei riuscita, come dire, ad emergere nonostante il dolore, dando davvero voce a tutti quei sentimenti repressi dentro, cioè la paura, i sensi di colpa. E ne hai fatto uno spettacolo che ha ottenuto importanti riconoscimenti, ricordiamo la partecipazione al Premio Nazionale Borsellino e poi la divulgazione e la sensibilizzazione nelle scuole. Beh, guarda, sono molto emozionata perché mi capita spesso di parlare di questo triste fenomeno, della mia esperienza, del mio spettacolo e credimi, ogni volta è come se fosse la prima volta. Intanto permettimi, io oggi do a te questo piccolo simbolo Grazie, da grazie, donna a donna, grazie. È davvero un gesto da molto donna a bello. donna che sostiene la donna, perché io Lo metto qui. credo molto anche nella solidarietà femminile, che a volte forse deficita un pochino, però ci voglio credere e in fondo siamo tutte sorelle. Lo abbiamo visto in questi giorni drammatici della guerra in Ucraina, quanto le donne in realtà riescono a fare squadra quando vogliono e a mettere in mostra la parte migliore, più materna, più umana, più solidale di sé. Beh, decisamente se il mondo venisse governato dalle donne non ci sarebbero guerre sicuramente, perché coloro che partoriscono non penserebbero mai ad una guerra. E questo purtroppo mi duole dirlo, ma la guerra è appannaggio maschile totalmente. Che dire, siamo qui in questo giorno simbolico Questa era la locandina intanto dello sì, spettacolo. e in questo giorno simbolico che diciamo a volte viene anche un po', no, banalizzato, Strumentalizzato. strumentalizzato, ma anche banalizzato in qualche misura, però per fortuna poi ci sono realtà come quelle di Laura Gaspare che insomma fanno un lavoro È quotidiano, vero. quindi non è solo l'8 marzo, non è solo il 25 aprile, novembre, anche se lo diciamo sempre, ma poi mi dai atto che un po' va a scemare l'attenzione dopo Senz'altro. questi giorni particolari dove magari l'opinione pubblica è un po' più ricettiva del solito. In concomitanza, peraltro, di questi giorni si continuano a verificare episodi di violenza, l'ultimo in ordine di tempo a Salerno, dove una Esatto. donna, giovane donna, è stata uccisa, insomma, per mano dell'uomo che ancora una volta diceva di amarla. Noi vogliamo approfittare anche di questo spazio per ribadire un concetto che sembra ovvio, ma Ah, non lo è. un uomo che vi ama non vi può far soffrire, non vi può picchiare, non vi può far piangere. Credo che sia quasi una banalità, però, Anna, evidentemente non è così e c'è bisogno di insistere su È il questo. controsenso dell'amore, perché spesso dietro la parola amore si celano veramente tante subdolanze, no? In nome dell'amore, quindi insomma va un po' rivisto il concetto. Io mi vorrei soffermare con Laura Gaspari anche su
l'incidenza di questo fenomeno, perché secondo un recente rapporto di Istat in Italia il 31,5% delle donne ha almeno una volta nella sua vita subito una violenza, che sia fisica, che sia psicologica, perché poi la violenza purtroppo non è soltanto fisica. Infatti. Ecco, prima abbiamo accennato, dovremmo averlo, e prego la regia di farcelo vedere, anche l'esistenza di vari sportelli di ascolto, no? Ce n'è uno quasi in ogni comune. Nella vostra cooperativa, insomma, si cerca, tra l'altro On the Road, correggimi se sbaglio, ma nasce proprio per strappare le donne dal fenomeno della prostituzione, quindi dalla strada. Sì. E poi allarga le sue maglie, insomma, a tutto quello che sono i soprusi e gli abusi sul corpo femminile. Esatto, scusate la voce, è semplice influenza. La cooperativa On the Road appunto si occupa di sostenere le donne non solo ad uscire dalla violenza, ma a diventare consapevoli delle discriminazioni che vivono e che sono costrette a subire, considerando il fenomeno della violenza contro le donne come un fenomeno culturale, come un qualcosa di trasversale che purtroppo caratterizza ancora oggi la nostra società. Come dicevi tu, Jessica, una donna su tre sostanzialmente è vittima di violenza almeno una volta nella propria vita, quindi contandoci oggi, noi siamo in tre, almeno una di noi è stata vittima, secondo le statistiche, di una violenza. E questo ci deve far riflettere oltre al mero numero, ma proprio all'importanza e a quanto il fenomeno in realtà è incardinato all'interno della nostra società. Le donne hanno acquisito diritti solo nel corso dell'ultimo secolo, abbiamo lottato, abbiamo avuto il diritto di voto, la parità salariale, c'è stata la riforma del diritto di famiglia, sono stati aboliti tantissimi reati e ne sono stati aggiunti di altri proprio per garantire alle donne una libera scelta e un'autodeterminazione sempre. Ma ancora oggi non possiamo ritenerci soddisfatte, nonostante tutti gli sportelli, tutti i centri antiviolenza che sono nati negli ultimi 10-15 anni. Noi come On the Road siamo ormai su tre province, Fermo, Ascoli e Teramo, con appunto lo sportello che avete visto adesso passare in sovraimpressione di Tortoreto, ma ancora non basta, dobbiamo sicuramente fare di più e diciamo, la sinergia che oggi abbiamo portato con Anna è molto importante, proprio perché racconta di un territorio che vuole essere attivo, che vuole far vedere alle donne che esiste la violenza di genere, esiste la violenza contro le donne, ma che è possibile uscirne, che le donne non sono sole, non devono sentirsi appunto condannate alla solitudine, e che degli strumenti, seppur ancora oggi non completamente sufficienti, perché ci stiamo ancora lavorando all'implementazione dei servizi, alla formazione anche delle reti antiviolenza, perché una novità di questi ultimi anni è proprio l'istituzione delle reti istituzionali contro la violenza, dove avviene una formazione congiunta, un confronto, certo, costante, proprio per aiutare le donne e per prevenire ovviamente il fenomeno, perché parliamo sempre di aiuto, parliamo ovviamente delle cose che accadono, delle donne che sono già state uccise, ma sicuramente un obiettivo fondamentale è proprio quello di prevenire, ed ecco qui le iniziative come quelle di Anna Di Paolo Antonio, il suo spettacolo e in generale tutte le attività di sensibilizzazione sono ormai cruciali, lo dice anche la Convenzione di Istanbul. Senza la sensibilizzazione, senza andare a lavorare appunto sull'informazione, sulla decostruzione degli stereotipi, probabilmente tra 10 anni, 50 anni saremo ancora qui con te a parlare di questo tema. Assolutamente. Io Anna, trovo appunto, in merito a quello che ha appena detto la cara Laura, che ognuno nel proprio ambito possa fare qualcosa, ossia non ci vogliono necessariamente dei titoli sì, precisi, no? Perché si può fare sensibilizzazione appunto sia attraverso uno sportello, attraverso titoli importanti che come la psicologa, per esempio, l'utilità della psicologa che si incontra al centro antiviolenza, anzi, se puoi ricordare il nome appunto di Laura. Sì, Laura Di Teodoro è la mia collega che insomma, ecco, lei che si interfaccia anche direttamente poi con... Sì, perché poi si parla anche di formare chi dà aiuto, che è una cosa fondamentale, soprattutto, esatto, quando riguardo alle forze però, dell'ordine. Però appunto dicevo che ognuno nel proprio piccolo
può fare qualcosa. Quindi nel mio ambito, che non ho titoli per fare un altro tipo di sensibilizzazione, ebbene ho scelto quello che magari mi si confà di più, che mi viene meglio, e quindi attraverso le emozioni che uno spettacolo dove prevale la musica, prevale la danza, può dare, perché poi, come da sottotitolo dello spettacolo, Emozioni e Riflessioni, è vero che anche un recital può fare breccia nei cuori. È accaduto? È accaduto. Nelle varie, nei vari sì. tour che avete Ebbene condotto sì, nelle cara. Scuole. Io porto sempre in primis un episodio di una ragazza che dopo lo spettacolo mi ha detto: signora, io la ringrazio e io da domani lascerò il mio fidanzato violento. Oggi è una giovane madre, sposata, Siete felice. Rimaste in contatto? Assolutamente sì. Come del resto una studentessa in un liceo dove davvero ci furono emozioni che si percepivano, perché 200 ragazzi silenziosi ed attenti, con occhi lucidi, hanno riconosciuto la valenza sociale di questo spettacolo. E quindi abbiamo anche delle foto, ecco, questa so che questo ci sei è particolarmente straordinario cast affezionata. Di anime belle, io le chiamo anime belle perché sono degli artisti che hanno, oltre alla capacità artistica di saper trasmettere le emozioni, ma hanno sposato la causa e quindi ci mettono davvero l'animo e il cuore in questo spettacolo. Vi vogliamo ringraziare. Assolutamente, io partirei da un uomo che veramente dà un tocco di come bisogna essere uomini nobili che esaltano l'amore nobile per le donne. E parliamo dello scrittore Pierluigi Guerrieri. Poi c'è la splendida voce della cantante e cantautrice Lorenza Mastrilli, che voi conoscete bene. Molto bene, perché è stata anche nostra ospite. La straordinaria Étoile, Rebecca Rastelli, che veramente dà quel tocco di leggiadria a questo spettacolo. E poi c'è la voce straordinaria che veramente arriva ai cuori del cantautore Luca Strappelli. E insomma, l'anima bella, insomma. L'anima bella di questo spettacolo è questo straordinario gruppo. Ce ne sono stati altri, però diciamo che adesso è questo quello che il cast che porta avanti il messaggio. Il messaggio d'amore, questo è importante. Il mio spettacolo è uno spettacolo, ci tengo a sottolinearlo, scevro da ogni pregiudizio maschile, benché l'uomo purtroppo è chiamato in causa, ma c'è un finale tutto al maschile che è un messaggio di speranza. Vi invitiamo a questo punto, insomma, a partecipare, tra poco daremo anche qualche data. Assolutamente. So che finalmente, insomma, dopo la riapertura in questo lungo e travagliato periodo che la pandemia ha portato con sé, finalmente si può tornare, insomma, a godere di uno spettacolo, e gli spettacoli migliori sono quelli che portano nel proprio DNA, come dire, un messaggio da veicolare. Credo che non ci sia migliore occasione di questo. Permettimi di ringraziare tutte le amministrazioni che hanno finora ospitato il nostro recital, tanti enti, tanti comuni, e devo dire che hanno dato veramente il giusto valore a questo spettacolo, perché hanno capito, compreso, che era un mezzo per sensibilizzare, non solo uno spettacolo teatrale. A proposito di questo, abbiamo una foto che mi ha colpito molto, perché diciamo, le scarpette rosse sono il simbolo, purtroppo, della violenza sulle donne, e sono state realizzate dai maestri della ceramica del Comune di Castelli, quindi un preziosissimo riconoscimento che vi è stato dato in dotazione. Insomma. È stata una giornata particolare, perché eccole qui, le mie scarpette rosse di ceramica. È stata una giornata particolare perché appunto nell'ambito di una manifestazione che il Comune di Castelli porta avanti appunto nel dare un riconoscimento a tutte quelle realtà che si battono sul territorio per sensibilizzare, quindi ogni realtà, e devo dire hanno scelto anche l'Associazione Culturale Bonton, perché Castelli poi ha ospitato anche lo spettacolo. E devo dire è stato emozionante, e volevo solo sottolineare che tenere in casa, cioè in sede, questo riconoscimento l'ho trovato riduttivo, per cui l'ho donato al Comune di Bellante, e ci sarà una cerimonia di svelamento affinché
ci possa essere un luogo dove riflettere su questa cosa. È molto bello questo gesto. Il prossimo appuntamento, permettimelo, certo, a Tortoreto il 14 di aprile presso l'auditorium del Salinello, e ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale di Tortoreto, in quel del sindaco Piccioni, ma soprattutto dell'assessora di pari opportunità, la squisita Angela Recinella, che si è veramente battuta affinché questo spettacolo venisse portato anche sul suo territorio. Saremo davvero entusiasti di vederlo. Mi farebbe piacere averti, cara, ti invito. Mi prendo questo impegno. Già da qui. D'accordo. Un piacere. D'accordo. Io, visto che purtroppo siamo in conclusione, il tempo, ahimè, è tiranno, vorrei lasciare a voi due, donne che vi occupate di donne, come è bello che sia, è giusto che sia, l'ultimo pensiero in questa giornata così particolare, con l'auspicio, la promessa, insomma, che non sia ridotta soltanto a un giorno dei 365. Laura. Sì, sicuramente oggi non dobbiamo ricordare solo le donne uccise, ma anche tutte le donne che invece riescono, nonostante tutto, ad essere forti, a combattere, ad ottenere dei riconoscimenti, dei diritti. Oggi celebriamo questo, celebriamo i diritti che abbiamo acquisito, quelli che ancora non ci vediamo riconosciuti, quindi oggi celebriamo la forza delle donne. E mai penso come che in questo momento, con le immagini che arrivano, insomma, dall'Ucraina, quindi sconvolgenti, anche di donne che resistono di fronte all'avanzare dei carri armati, che li fermano con le mani addirittura. Ma le donne dimostrano sempre questo, se andiamo a vedere la storia. Io posso chiudere invece con una frase con la quale saluto, ringrazio e chiudo lo spettacolo. Solo l'amore potrà salvarci dalle ferite del mondo. E quindi auguro veramente tanto amore nobile, puro a tutti. Io ti ringrazio, Anna, anche per questo cadeau che porto con grande orgoglio e che in maniera così figurata, astratta, cedo a tutte le donne. Grazie per essere stata con noi, grazie ad Anna Di Paolo Antonio, presidente dell'associazione Bontonna di Bellante, autrice dello spettacolo del recital Amori Amari. Ti posso interrompere? Vedo la foto della cara Melania Rea. Noi faremo lo spettacolo a Civitella del Tronto perché l'amministrazione comunale vuole dedicare il nostro spettacolo al ricordo di Melania prossimamente. E ci aggiorneremo anche su questo, benissimo, è una promessa. Grazie mille anche a Laura Gaspari, referente dell'area violenza di genere della cooperativa On the Road di Tortoreto. Grazie davvero per averci regalato, insomma, queste riflessioni così importanti. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma Vera Mattina continua. Restate con noi.